Ciao a tutti ragazzi e bentornati in una nuova puntata di Pokémon versione EarthGold. Siamo finalmente giunti a Marantopoli, una fantastica città, ma prima di esplorarla tutta vorrei entrare nel Pokémon Center perché oltre che curare i nostri Pokémon c'è da fare un incontro molto importante. Ed eccolo qui infatti che appare Bill. Ciao, sono Bill, e tu chi sei? Freck hai detto? Senti un po', sai che ho creato il sistema di trasferimento Pokémon? Ma non da solo, eh. Ad esempio, conosci la regione di Hoenn? Michela, che vive lì, ha semplificato moltissimo il sistema di deposito. In questo modo, anche se hai amici dall'altra parte del mondo, potete unire le vostre forze e scambiarvi Pokémon, o depositarli a distanza, per farli evolvere sempre di più. Oh, si è fatto tardi, me ne torno a Fiordoropoli. Ogni tanto devo pure andare a trovare la mia famiglia. Beh, ci vediamo, ciao! Benissimo, abbiamo incontrato il nostro caro amico Bill, adesso curiamo i nostri Pokémon e poi che cosa faremo in questa puntata? Innanzitutto andremo di nuovo, sempre da Bill, di nuovo da lui che ci ha appena salutati, ma dobbiamo andare a Fiordoropoli perché ci deve dare ancora qualcosa. Ok, arrivederci, quindi usciamo dal centro Pokémon e dirigiamoci ancora una volta verso Fiordoropoli. Ok, usciamo nel percorso 37, parliamo con questo bel tipino che c'è qui. Che si chiama Dorino per l'appunto. Ciao, sono Dorino della domenica e oggi è proprio domenica. Mi hanno detto di darti questo se ti avessi incontrato. E otteniamo una calamita. Ok, la calamita è un ottimo strumento. Non so perché qualcuno ti dovrebbe dire di darmi uno strumento, ma comunque ci servirà soprattutto per Lanette, la nostra cara Lanette. Perché ovviamente, non so se avete letto, comunque potenzia le mosse di tipo elettro. Quindi diamo questa bella calamita a Lanette e... va benissimo. Ok, prendiamo queste chicocche. Rossa. Ok, rossa va bene. Blu. Ok, perfetto. E prendiamo anche quella nera, dai, non la lasciamo qui. Benissimo ragazzi, allora io piuttosto che farvi fare tutto il percorso che abbiamo già fatto nella scorsa puntata, faccio un breve taglio e ci vediamo direttamente a Fiordoropoli. A dopo. Ok, eccoci di nuovo qui a Fiordoropoli. Quindi scendiamo da questa parte e andando qui a sinistra, accanto al casino, che non abbiamo visto, ma sinceramente non mi attira tantissimo. Eccolo qui Bill, quindi parliamo subito con lui. Ciao Freak, prenderesti questo Eevee? È spuntato mentre stavo regolando la Nintendo Wi-Fi Connection. Qualcuno dovrebbe occuparsene, ma io non esco volentieri. Lo porterei fuori a giocare, Freak? Lo porterai fuori a giocare, ok. Sapevo che non mi avresti deluso. Benissimo, sei in gamba. Ok, riceviamo un Eevee. Perfetto, allora questo Eevee, diamogli un soprannome. E il soprannome che ho pensato per questo Eevee è questo. Ok, Shadow. Shadow, vi starete chiedendo perché Shadow. Forse qualcuno di voi già l'ha capito, ma l'evoluzione che preferisco di Eevee è Umbreon. Quindi gli ho dato appunto un soprannome appropriato per Umbreon. Però adesso, in questo momento, dato che è un Eevee, se non sbaglio dovrebbe essere a livello 5, quindi ora lo vediamo immediatamente. Vediamo le sue informazioni. Allora, sposta Pokémon. Squadra. Eevee. Livello 5, adattabilità a natura audace. Ok, allora, siccome è ancora a livello 5, abbiamo delle sfide molto importanti da fare adesso, lo lascio per ora nei box. Io semmai off camera lo alleno, lo faccio evolvere in Umbreon, e poi in caso lo metto di nuovo in squadra, anche perché in realtà in questo momento non ho idea di che Pokémon togliere dal mio team, perché mi piacciono davvero tutti, quindi non so proprio chi... non so cosa scegliere. Quindi ragazzi, abbiamo finito qui a Fiordoropoli, io torno ad Amarantuopoli, ci vediamo direttamente in città. A dopo! Ok, eccoci di nuovo qua ad Amarantuopoli, siamo pronti per proseguire la nostra, anzi iniziare la nostra esplorazione di questa fantastica città. Iniziamo proprio da qui, dalla prima casa... e parliamo. Stai vivendo un'avventura con i tuoi Pokémon, ma che avventura è senza un tesoro da trovare? Ho ragione o non ho ragione? Hai ragione. Bene, vedo che comprendi il vero spirito dell'avventura. Mi piace, voglio darti questo. E otteniamo i ricerca strumenti. Molti strumenti per terra non sono facilissimi da vedere. Con i ricerca strumenti puoi trovarne qualcuno per terra nelle vicinanze. Usalo mentre cammini e forse troverai qualcosa. A proposito, ho sentito dire che ci sono molti strumenti nella torre bruciata di Amarantuopoli. Ok, quindi ci ha dato questo consiglio e andiamo oltre. Palestra di Amarantuopoli. Angelo. Ok, entriamo. Che succede qua? Che vuoi? Cerchi il capo palestra Angelo? Ora è alla torre bruciata, perciò se non ti dispiace ti prego di alzare i tacchi e sparire. Ah ah ah.
Ok, però con più gentilezza, vecchietto. Ok, non possiamo quindi entrare adesso nella palestra e continuiamo la nostra esplorazione. Accadde quando ero giovane. Il cielo s'oscurò improvvisamente. Un Pokémon gigante coprì il sole. Che tipo di Pokémon era? Una specie di uccello drago. Un uccello drago? Esiste davvero un Pokémon così grande? Se esiste, sarà sicuramente una forza. Ok, proseguiamo. Mi sa che dobbiamo andare alla torre bruciata, eh? Amarantopoli, città ricca di storia. Eh sì, teatro di danza, anche noto come Politeama. Ok, qui c'è il centro Pokémon e qui c'è un'altra casa, ma non c'è un ingresso. Wow, vado ad allenarmi al teatro di danza, ci vieni anche tu? Perché allenarmi? Vabbè, proseguiamo. Eh? Ho sentito come delle grida di donna provenire dal teatro di danza. O sarà stata una mia impressione? Ok, allora dobbiamo andare qua. Ehi, ehi! Basta con questa danza barbosa. Fammi vedere una bella strampa danza. Non mi pare proprio il caso di usare un atteggiamento tanto brutale. Allora? Hai sentito o no cosa ti ha chiesto il cliente? Vuoi che ti mostri io come si fa? Sta a vedere come è fatta una danza elegante. E fa la giravolta. Ok. Ok, parliamo un po' in giro. Ah, se solo non avessi questo terribile mal di pancia gliela farei vedere io. Ma che ci fa qui il Team Rocket? Dopo che hanno osato dar fastidio alle mie Kimono Girl. Tu sei un allenatore, vero? Ti prego, pensaci tu. Incredibili le giovani Kimono Girl di questi tempi. Ok, ehi, hey, ciao. Parliamo un po' con la recluta. Cosa? Vuoi mettermi i bastoni tra le ruote? E inizia una sfida contro Team Rocket. Ok, contro questa recluta, che ha solo un Pokémon. Koffing, livello 12, noi mandiamo Lumpa. Livello 17. Muro di fumo. Ok, la precisione cala, ancora muro di fumo. Ancora muro di fumo. Ok. Ovviamente ho sbagliato perché ho premuto un sacco di volte colpo di fango, ma non lo potevo colpire, però non me ne ero accorto. Comunque, mandiamo in campo Woody. Smog. E ovviamente ci avvelena subito. Sassata. Azione. Veleno. Sassata. Spam. Lumpa sale livello 18. E battiamo la recluta. Ecco, ora c'è il bug ma non posso fare nulla. Quindi continuiamo. Così mi fai solo sembrare il cattivo della situazione. E in effetti guardate quanto è cattivo con tutte quelle barre nere. Diamine. Proprio nel bel mezzo di un importantissimo piano. Se scoprono che stavo a zonzo invece di lavorare, mi declasseranno a leccapiedi dell'aiutante dell'ultra scarpe. Meglio tagliare la corda al più presto. E se ne va. Ok, fatemi uscire. No, il cubetto nero mi blocca la strada. Wow, straordinario, sei giovane ma il coraggio non ti manca. Raramente si vede una cosa simile. Prendi questo senza complimenti. MN03, vediamo qual è. Surf, con questa mossa i tuoi Pokémon possono nuotare. Benissimo, ci fate uscire? Ok. Benissimo, tutto si è risolto nel migliore dei modi. Andiamo un attimo nel centro Pokémon perché mi dà un fastidio tremendo l'avvelenamento. E facciamo rimettere in sesto i Pokémon. E adesso possiamo andare tranquillamente nella torre bruciata. Ok, vediamo qua sopra. Ok, qua ci sono altre case di cui non conosco l'ingresso. E qui... esatto, qui c'è la torre bruciata. Fu distrutta da un incendio misterioso. Emette un odore a dir poco pericoloso. Meglio... molto meglio, anzi, starne alla larga. Ok, allora perché non entriamo? Se è meglio stare alla larga. Benissimo, torre bruciata e là c'è un Koffing che si vede. Ehi! Ma là sotto... là sotto ci sono tre Pokémon leggendari. E tu chi sei? Mi chiamo Eugenius, sono sulle tracce di un Pokémon chiamato Suicune. E tu sei... Freak? Piacere di conoscerti. Dicono che Suicune si aggiri da queste parti e così sono venuto a vedere. Prova un po' a sbirciare da quel buco nel pavimento. Proprio così, si vede Suicune. Potrei anche andare giù a guardarli, ma quelli scapperebbero in un secondo. Ci ho provato tante di quelle volte. Ok. Ah, primo Pokémon selvatico qui dalla torre bruciata. Un bellissimo Rattata, wow, sei proprio fantastico. Dai che così livella il nostro Lumpa. Ok, proseguiamo. Tu che vuoi?
Io sono Angelo, il capopalestra di Amarantopoli. Il mio vecchio amico Eugenius è venuto a cercare Suicune e con l'occasione abbiamo fatto qualche ricerca su questa torre. Sin dall'antichità, qui ad Amarantopoli si tramandano molte leggende su Entei, Suicune e Raikou. Come palestra di Amarantopoli, sapere queste cose è il minimo. Ok. Ehi, ma quello è Silver! Con la sua solita musica e la sua proverbiale loquacità. Ah, sei tu! Tanto lo so che sei qui per catturare i Pokémon leggendari che si aggirano da queste parti e per far credere a tutti di essere forte, ma per te non c'è storia, i Pokémon leggendari si addicono a me, che ho giurato di diventare l'allenatore più forte. A te invece sta bene un posto da tirapiedi nel Team Rocket. E parte la sfida con Silver che ogni volta che ci incontra deve per forza insultarci e dirci cose sbagliate. Parte la sfida di Silver rivale, vediamo il suo team come si sta pian piano componendo. Ghastly a livello 20, allora noi mandiamo Lumpa! Avrei mandato lo stesso lungo, qualsiasi Pokémon, vabbè. Storm di raggio per prima cosa, ecco. Inizia a colpirsi da solo, perfetto. Allora, a questo punto potrei mandare la Net. Maledizione, mannaggia. Neo di Tuono Shock. Ghastly utilizza ma lo sguardo, non può scappare, ma brutto colpo di Tuono Shock. Lo manda KO. La maledizione. Croc no. Facciamo così, cambio più che altro per il fatto che c'è la maledizione. No, però mi sa che non posso cambiare. Vabbè, Crocnow, andiamo di Tuono Shock. Utilizza Viso Truce, Tuono Shock, maledizione, resiste. Ancora Tuono Shock, però gelo denti e la Net. Va, KO. Male, male, male questo, davvero. Andiamo di Raffica. Viso Truce, fa poco. Andiamo di Turbo Sabbia, allora. Andiamo ancora di Turbo Sabbia. Dato che lui utilizza Storm di Raggio, allora anche noi utilizziamo mosse brutte. Aia, 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 quel gelo denti è stato brutto. Andiamo ancora in Raffica. Ma scusami, io ti ho fatto due volte Turbo Sabbia e tu come se non l'avessi, come se non avessi fatto nulla. Comunque, colpo di fango, la velocità cala. Cala anche la nostra, ma il grande Lumpa che sta a livello 19. Ok, vediamo che mossa è. Pantano Bomba. Potenza 65, precisione 85. Il grado lancia una compatta palla. Può anche ridurre la precisione 65-85. Direi di togliere fangata. Assolutamente. Ok. Zubat. No, lasciamo Lumpa. Lasciamo Lumpa, andiamo di Pistolacqua. Ok, andiamo ancora di Pistolacqua, lui utilizza Super Suono. A questo punto posso cambiare e andare di Woody. Non è molto efficace. Vai con Sassata, Super Suono fallisce e KO. Benissimo, grande Woody. Magnemite, vuoi cambiare Pokémon? Cambiamo Pokémon e mettiamo Pinsator. Ah, quelli deboli come te non fanno altro che fare, insomma, resistenza inutile. Movimento sismico, Super Suono non effetto, Tuono Onda mi paralizza, attenzione. Super Suono ancora, è confuso, in più è anche paralizzato. E niente, si colpisce da solo. Riproviamo, Sonic Boom, attenzione. Ah, andiamo di Eruption. Tuono Shock, bracere. Siamo più veloci, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Come volevasi dimostrare, inutile sfidare i deboli come te. Finisco sempre per calcare la mano. Ma cosa? Hai perso? Hai perso? Comunque, che importa? Tanto non potrei mai catturare un Pokémon leggendario. E ci spinge via. Ok. Ok, ci chiama Ma. Hey Ma, what's up? Ciao Frake, come va? Ti ho comprato... ma sempre strumenti? Ci compra sempre strumenti praticamente. Ok, benissimo. Un altro Pokémon selvatico. E io direi ora di andare... un altro Koffing. Direi di andare subito a curarci i Pokémon. Andiamo di Pistolacqua contro di lui. Muro di fumo, non mi piace il muro di fumo. Dai, dai per un punto. Ok. Perfetto, possiamo proseguire. Possiamo proseguire, andare, anzi, tornare indietro per un attimo e curarci i Pokémon. Scendendo da questo lato, era da questa parte, vero? Sì, perfetto. Ok, curiamoci i Pokémon. Benissimo. Torniamo ancora una volta alla torre bruciata, visto che ancora dobbiamo fare qualcosa. Infatti il capo palestra è ancora lì. Quindi rientriamo. Torre bruciata. Ancora loro sono lì. Ok, andiamo di qua.
Sono lì. Mi sa che ci hanno visto. No, se ne stanno andando. Se ne sono andati tutti. Hai visto anche tu, no? Ho visto Sui Kun correre come un fulmine, proprio davanti a me. L'ho cercato per 10 anni, ma non l'avevo mai visto tanto da vicino. Finalmente ho potuto vederlo, non ho parole. Straordinario. Evidentemente Sui Kun ha reagito perché tu eri nei paraggi. Pare che i Pokémon leggendari di Amarantopoli si avvicinino soltanto a persone di cui sentono la forza. Continuerò a seguire Sui Kun con ancora più ottimismo, proprio come te. Allora, Freke, ti saluto. Spero che ci rivedremo presto. Ok, lui se ne va, noi possiamo risalire. E vediamo di qua. C'è un mangiafuoco che forse ci sfida, sì, con questa musichetta. Non c'è da preoccuparsi, noi mangiafuoco conosciamo i pericoli del fuoco meglio di chiunque altro. Ah certo, d'altronde è una torre bruciata, quindi forse sei stato tu. Hai sbagliato qualcosa e l'hai bruciata? No, vabbè. Comunque, Koffing a livello 16. Switchiamo, mandiamo in campo la net. Andiamo di tono shock. Brutto colpo, ok, perfetto. Un altro Koffing. Io voglio far salire di livello Lumpa. Ok. Dai che c'eri quasi. Ok, perfetto. E Growlite. Perfetto, col Growlite Lumpa va benissimo. Vai, vai, vai con Pistolacqua. Vai con Pistolacqua. Dai che resisti, Pistolacqua. Perfetto. 331 punti. Lumpa sale a livello 20. E abbiamo avuto la meglio su Lupo Mangiafuoco. Grazie per questa lotta rovente. Ti ho spento in realtà con il mio Lumpa. Ehi, ma cosa? Lumpa si sta evolvendo, ragazzi. Quindi avremo un fantastico Quagsire. Livello 20, quindi Wooper si evolve in Quagsire. E il nostro Lumpa, quindi, si è evoluto finalmente. Guardatelo che carino, che espressione intelligente che ha il nostro Quagsire. Perfetto. Guardatelo anche da qui. Fantastico. Comunque, cerchiamo di proseguire, anche se incontriamo un altro Koffing. Ok, proviamo adesso di Pistolacqua. Vabbè. Ok, due colpi ce lo togliamo di mezzo. Di nuovo il mantello dell'invisibilità, eh? Ok, troviamo l'antidoto. Cerchiamo di sistemare la situation. Ok, eccoci di nuovo qua. Perfetto, un altro mangiafuoco. Faccio pratica di mangiafuoco alla torre bruciata. Non imitarmi perché è pericoloso. Ok. Non ti imito, però ti spengo. Un Charmeleon. Charmeleon che utilizza Ruggito. Noi andiamo di Pistolacqua. Non riusciamo per poco. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Ok. Sconfitto anche lui. Possiamo proseguire, credo, da questo lato. Vediamo qua. No, non ci dice nulla. Ok, un altro Rattata. Andiamo di colpo di fango. Perfetto, già è diventato molto più forte il nostro amico Quagsire. Però, cioè, ho capito che... però, fatemi un po'... Fatemi camminare un po'. Ok, mettiamo Pinsaton, che è rimasto un po' indietro a livello 15. È rimasto abbastanza indietro. È una roccia dura, però noi non abbiamo spaccaroccia, se non sbaglio, comunque. Proseguiamo, Rattata. Contro questi Rattata dovrebbe andare abbastanza bene, dato che abbiamo movimento sismico. Ok, ce l'ho fatta. Benissimo, usciamo dalla torre bruciata, dato che qui non c'è nient'altro da fare, e credo che Angelo se ne sia andato, quindi possiamo successivamente andare a sfidarlo in palestra. Livello 16 per Pinsaitor, proseguiamo da questa parte. Oh, ma qui proprio non si finisce mai, eh. Ok, usciamo, cioè scappiamo. Perfetto, ce l'abbiamo fatta, finalmente. Ok, siamo di nuovo ad Amarantopoli. Io direi che ci siamo quasi, però prima continuiamo un po' l'esplorazione. Oltre il confine della Torre Campana, solo chi possiede i titoli può passare. Noi possediamo i titoli? Vediamo un po' che c'è qua. La Torre Campana è stata creata proprio per concedere un luogo di riposo al leggendario Pokémon che solca i cieli, Ho-Oh. Visto che Ho-Oh non è più tornato, moltissimi allenatori hanno provato a scalare la torre per invocarlo, ma nessuno è mai riuscito a farcela. Anche il capopalestra di qui, Angelo, è uno di loro, perciò è inutile proseguire se non sei riuscito a battere Angelo. Mi dispiace, ma ti prego di tornare sui tuoi passi. Ok, già tu sei molto più gradevole da sentire se ci cacci via. I Pokémon dai colori dell'arcobaleno danza... Ah, anzi, il Pokémon dai colori dell'arcobaleno danza leggiadro
in cima della torre. Ok, non ce la faccio a leggere, perfetto. Il Pokémon dal colore argento e splendente riposa sul fondo del mare. Si va ben oltre l'immaginabile. No, ragazzi, non ce la faccio più. Non ce la faccio più a leggere. Il privilegio di scalare la torre campana è concesso unicamente a chi possiede l'ala di Iride. Ma pur salendo sulla sommità della torre, il Pokémon dai mille colori non scenderà facilmente. Di certo c'è qualcos'altro che bisogna preparare. E pare che la Kimono Guerra di questa città ne sappiano qualcosa. Ok, allora, l'ultima cosa che dovrei fare, dato che le Kimono Girl sanno qualcosa, è di parlare un attimo con la Kimono Girl che abbiamo salvato qui dal Team Rocket. Dato che prima c'è stato quel problema del bug, volevo uscire immediatamente, vediamo cosa dirci. Per noi Kimono Girl la danza è vita, non passa giorno in cui non trascuriamo l'allenamento quotidiano. Insieme ai Pokémon passiamo tante ore e li vediamo crescere giorno dopo giorno. Ok, non ha niente da dirci. Perfetto, allora, io direi che per l'appuntamento di oggi può finire qui. Nella prossima puntata cercheremo di sconfiggere il capo palestra Angelo di Amarantopoli. Una scelta chiaroveggente. Perfetto ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like. Noi ci vediamo col prossimo appuntamento. Un saluto a tutti quanti, ciao ragazzi!